siamo qui per fare un nuovo test per uno strumento che però non è, diciamo, recentissimo, perché è sul mercato da diverso tempo. L'interesse nel fare questo test, anche se non si tratta di una novità, è dato dal fatto che comunque questo software, per le sue potenzialità, per la sua semplicità di utilizzo e per la poca richiesta di risorse da parte della CPU e della RAM che ha, e chiaramente anche per il suono generale dello strumento, è ancora uno strumento appunto validissimo e quindi merita un po' di attenzione. È uno strumento sviluppato dalla Edirol che riguarda i suoni orchestrali. Abbiamo ascoltato fino adesso e ne ascolteremo anche in futuro diverse library e diversi VST che riguardano, diciamo, il suono dell'orchestra classica. Ciononostante, essendoci anche software molto più costosi e molto più ricchi a livello di sample, questo rimane tuttora uno strumento molto pratico da utilizzare. Nel mio caso, ad esempio, viene utilizzato spesso per realizzare dei demo volanti, degli sketch di composizioni. Questa è l'interfaccia grafica. Chiaramente il software che stiamo utilizzando come host è, come sempre, Cubase 5. Nell'interfaccia grafica vediamo che abbiamo già i 16 canali preimpostati con determinati strumenti. Andiamo ad ascoltarne qualcuno. Allora, nel canale 1 di default abbiamo impostato un flauto con il vibrato. Cliccando sullo strumento possiamo andare a vedere in quale famiglia è stato posto, chiaramente tra i legni. Abbiamo diverse varianti, abbiamo un flauto vibrato 2 con un suono un po' più soffiato, tutti questi suoni non hanno una mappatura, diciamo, obbligata. In molti Viltory Instrument abbiamo la possibilità di suonare lo strumento nella sua estensione naturale, che se da un punto di vista è utile a livello compositivo, da un altro punto di vista, diciamo che va a limitare delle possibilità. Qui chiaramente, essendo suoni che si basano più sulla sintesi che sul campionamento, abbiamo la possibilità di suonare ad esempio un flauto in delle ottave molto molto basse. Dal mio punto di vista questa non è un, diciamo, un limite tecnico, ma è uno stimolo per la creatività, per creare anche delle nuove texture interessanti. Chiaramente stesso discorso vale per i suoni altissimi. Tre suoni nella famiglia dei flauti. Abbiamo anche chiaramente l'ottavino, abbiamo anche il flauto alto e il flauto basso, chiaramente con le varie opzioni del vibrato o meno. Questo per dimostrare che non è che manca un flauto nell'ottava bassa, ma che il suono comunque del flauto, diciamo, normale in ottava bassa è diverso. Questo è il vero flauto basso. Interessante anche il suono di flauto più ottavino, che chiaramente è utile per, abbiamo chiaramente il clarinetto e clarinetto basso anche. Oboe.
E un altro strumento che di solito nelle famiglie orchestrali viene in molti virtual instrument viene escluso dal, chiaramente quando parliamo di virtual instrument dedicati all'orchestra, è il sax. Qua viene messo un sax alto che ha comunque un buon suono. Il reverbero che sentite è l'effetto diciamo proprietario di questo virtual instrument, può essere cambiato in questa sezione, può essere spento. L'effetto è in questo caso un Symphony 3, abbiamo altri tipi, Chamber, Baroque, poi Symphony 1, 2, Cathedral. Suono generale dello strumento, anche se molto legato, diciamo, al riconoscibile come MIDI, ecco, non si ricerca troppo il realismo, anche perché questo è uno strumento di qualche anno fa, è comunque molto buono, tanto che io ad esempio lo utilizzo comunque tuttora, pur avendo delle library molto più verisimili a livello di suono, come la Philharmonic Orchestra della IK Multimedia, oppure la sinfobia della ditta che si chiama Project Sam, che sono degli strumenti, diciamo, specifici e attualmente forse tra i più realistici che tra quelli che sono in commercio, o almeno quelli con i quali io mi trovo sicuramente meglio come sonorità. Ciononostante, io continuo tutt'oggi a utilizzare questo virtual instrument, questo orchestral della Edirol, sia per raddoppiare alcune parti, per ottenere un suono comunque più vario, e spesso forse è questo l'utilità di utilizzare vari virtual instrument, perché se si rimane all'interno solo di un unico banco di suoni, chiaramente oltre ad esserci forse poca varietà, alla fine c'è anche meno realismo. Utilizzare uno strumento del genere per raddoppiare alcune parti può aiutare a migliorare alcuni brani. Spesso utilizzo questo virtual instrument anche per realizzare delle basi musicali e la sonorità spesso è migliore di altri strumenti che sono iperrealistici, per basi molto brillanti e con un buon punch. L'utilizzo di suoni orchestrali di questa libreria, oltre a essere molto leggera, diciamo, ma il loro utilizzo crea una sonorità che è migliore, sicuramente più fresca e più immediata. Quindi in questo caso si preferisce la freschezza del suono al realismo. Andiamo ad ascoltare altre famiglie di strumenti. Innanzitutto qua abbiamo una mappatura, diciamo, generica, ovvero abbiamo attribuiti qua in questa parte i legni indicati da questi colori blu. Qua abbiamo i brass questi indicati dal colore giallo. Poi abbiamo le percussioni in grigio, 9, canale 9 e 10, e poi per il resto abbiamo gli archi e l'arpa. Possiamo cambiare queste impostazioni andando prendendo sul tasto style, e abbiamo diversi tipi di orchestra. In questo caso abbiamo la full orchestra e abbiamo il tasto con la preview per poter ascoltare, diciamo, come suona questo tipo di compagine orchestrale. Poi abbiamo, chiaramente premiamo il tasto per applicare questo tipo di mappatura, dietro cambieranno tutto l'ordine dei suoni. Abbiamo altri style, Full Orchestra 2,
dove cambiano, oltre agli strumenti vengono attribuiti, come vedete cambia anche la posizione degli strumenti, come sono disposti nello spazio, va a influenzare sia il volume di ogni singolo canale sia il posizionamento stereo tramite il pampot. Se infatti applichiamo questo Full Orchestra 2, ecco, vedete, cambia il pampot. Abbiamo Full Orchestra 3. Full Orchestra 4. Orchestra barocca, come vedete chiaramente è più ristretta. Concerto con uno strumento solista, abbiamo anche un pianoforte. Abbiamo un trio. String quartet. Alcune cose più particolari come il quintetto di legni, quartetto di flauti e anche la marching band. Andiamo a osservare ad ascoltare alcuni suoni che ritengo i più particolari ed interessanti. Ripeto, come strumento, anche per un approccio al suono orchestrale, ritengo sia un virtual instrument ottimo e anche economico, sinceramente, che ci consente di lavorare e fare diversi prodotti. Chiaramente il reverbero è buono, non è malvagio. Per ottenere più realismo potremmo utilizzare un reverbero a convoluzione come ad esempio Altiverb, che recensiremo prossimamente, oppure l'ottimo reverbero a convoluzione che è presente di default in Cubase 5, che quindi è gratuito per chi acquista Cubase 5. I corni francesi, che io utilizzo spesso in diverse composizioni in associazione con corni francesi di altre libraries, in particolare quelli di Philharmonic Orchestra. Se volete comunque ascoltare dei suoni che appartengono a questa libreria in un contesto diciamo reale di produzione, potete andare nella pagina MP3 del mio sito, che è cristiansensini.com. Lì ci sono degli esempi di musica che ho fatto di recente per alcuni film ed alcuni documentari, dove i suoni orchestrali sono soprattutto Philharmonic Orchestra, Sinfobia per gli archi e alcune parti di brass. Il tutto rinforzato o raddoppiato da determinati suoni presenti in questo virtual instrument, che è appunto l'orchestra della Edirol. Questi sono i corni francesi.
suoni possono essere editati, ogni singolo suono, cliccando sul pulsante Edit. Abbiamo tutta una serie di parametri su quali possiamo intervenire, tra i quali chiaramente il chorus e il reverbero, e salvare questi nuovi preset che abbiamo realizzato, queste modifiche. Questo ci indica più o meno l'estensione, diciamo, verisimile, però come abbiamo detto prima possiamo anche suonare determinati strumenti in estensioni che sono estreme e che su uno strumento vero potremmo non avere. Tra le funzioni ci sono la velocity, chiaramente, una equalizzazione, un filtro, col cutoff e la resonance, il vibrato, il range del pitch bend e, diciamo, tutto il portamento, ovviamente, che sono più o meno tutti i parametri MIDI ai quali siamo abituati. Il fatto di poter comunque personalizzare questi suoni è molto utile. Possiamo oltretutto non utilizzare dei program change quando noi lavoriamo con Cubase, ma semplicemente creare una nostra tavolozza di suoni, ordinando gli strumenti come ci è più comodo, e poi andare a utilizzare l'opzione System, File, dove possiamo salvare la nostra performance, oppure anche i preset relativi al chorus, al reverbero, o anche i singoli strumenti. Questo è molto comodo perché ci dà modo di recuperare al volo un ordine di strumenti che avevamo deciso. Andiamo ad ascoltare un altro degli altri suoni che uso molto. Sono i timpani, sono molto buoni e discreti, cioè non sono troppo invasivi, questo intendo. Li utilizzo spesso, sempre in associazione con altre percussioni. Particolare attenzione merita l'Orchestra Kit, che per alcuni suoni è diventato il mio preferito. Suoni come il rullo dei timpani. Il rullo del rullante. Ne abbiamo due, come questo. Abbiamo un bel gong, uno più grande. Abbiamo il piano, il rollio sul piatto. Abbiamo diversi piatti, chiaramente. Sono ben diversi dai piatti che sono presenti chiaramente in una batteria General MIDI. Efficaci. Poi abbiamo vari rullanti, più il rullante senza la rete. Poi abbiamo varie piccole percussioni dell'orchestra, comunque non sono molto usuali, e trovarle in uno strumento, diciamo così, essenziale come Lady Roll Orchestra fa piacere. Sempre questo. Vari chimes, forse sono utilissimi. A volte dover caricare un sample solo per avere questo suono potrebbe essere scomodo. In questo kit le abbiamo racchiusi un po' tutti, e questo è uno dei motivi per quale almeno personalmente lo ritengo molto utile. Immancabili campanelli di Natale. Tamburello. Abbiamo dei suoni particolari, dei strappati o dei cluster di orchestra.
glissandi di arpa. Sono chiaramente delle aggiunte, però sono molto utili e vengono utilizzate, almeno io li utilizzo molto spesso. Sono interessanti molto i violini, perché abbiamo sia i violini divisi per famiglie, cioè la sezione di violini vera e propria, e per ogni famiglia abbiamo le varianti. Questa era la warm section, abbiamo la variante slow con l'attacco più leggero, poi abbiamo e questa la utilizzo molto spesso, lo spiccato, il pizzicato, che ho usato ad esempio in associazione con pizzicati di altri virtual instrument orchestrali, ci consente di avere una sonorità più realistica. Poi abbiamo il vibrato, il tremolo, pardon, che ha un ottimo suono. Queste varianti sono disponibili sia per la famiglia di violini, per quella delle viole, del violoncello, dei contrabbassi. Poi abbiamo delle combinazioni, ad esempio contrabbasso e bassoon. Abbiamo contrabbasso e violoncello pizzicato. E molto interessante, abbiamo il suono full string, dove non abbiamo la separazione tra le famiglie di violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Abbiamo un suono unico dove percorrendo la tastiera abbiamo tutte le sonorità. E il suono è davvero molto, molto buono. Tendo a ribadire che questi suoni comunque occupano pochissime CPU, quindi anche su un computer portatile possono essere usati ad esempio. E anche qui abbiamo tutte le varianti che abbiamo accennato prima: il tremolo, pizzicato, spiccato e full string. Abbiamo poi altri suoni per gli archi solisti, ad esempio abbiamo il violino, chiaramente con tutte le varianti di qui sopra, in più abbiamo il suono degli armonici, questo è il violino vibrato, il violino solista. (Sussurra)
del suono degli armonici. È molto particolare trovare delle sonorità in uno strumento così, per così dire, essenziale. Le stesse varianti le abbiamo per la viola, per il violoncello e per il contrabbasso. Tra i solo string c'è chiaramente anche l'arpa, che abbiamo in due varianti. Abbiamo le tastiere, piano, chiaramente non andiamo a pretendere la verosimiglianza di un piano come potrebbe essere l'Ivory, però comunque il fatto che è stato messo anche in un virtuale instrument così essenziale lo rende utilizzabile. Poi abbiamo un clavicembalo, un harpsichord, famiglia dei brass. Anche qui abbiamo la stessa divisione, abbiamo le varie sezioni, trombe, tromboni, corni francesi, abbiamo delle combinazioni particolari e abbiamo diverse diciamo articolazioni. Ad esempio per i corni francesi abbiamo la sezione che abbiamo ascoltato prima, quindi il suono normale, poi la versione con l'accento. Abbiamo la versione con i francesi con la sordina. Un altro tipo di articolazione. Sto premendo un solo tasto adesso e fa proprio questo glissando. Poi abbiamo questa ulteriore articolazione. Molto utile anche questa suono di Orchestra Ensemble Full Brasses, dove abbiamo un suono unico per tutta la famiglia dei brass, che quindi percorre tutta la tastiera. Questo ad esempio è un suono che uso particolarmente quando effetto dei raddoppi di brass, di parti di brass, soprattutto in contesti diciamo pop, rhythm and blues o comunque orchestrali quasi jazzistici, per così dire, perché abbiamo delle frequenze basse molto piene e un suono di brass molto morbido che, se unito al classico suono General MIDI 62 di brass, va a coprire una parte di frequenze che secondo me mancano in quel tipo di sonorità. Quindi abbiamo un attacco
meno vigoroso, ma un suono per così dire un po' più grasso, un po' più fat. E in tutti questi brani che ascolteremo, in questi esempi, c'è l'utilizzo di, dell'orchestral, di questo quindi virtual instrument della Edirol. E per quanto riguarda le percussioni, abbiamo o il super quartet, sempre della Edirol, che lo stesso è uno strumento diciamo di qualche anno fa, ma che ha dei suoni di batteria che funzionano ancora. E in alcuni casi questi suoni sono stati rafforzati dall'utilizzo di l'additive drum o dell'edge drummer della Toontrack. Il resto dei suoni General MIDI vengono da un altro virtual instrument della Edirol, che è l'Hyper Canvas, che è un buon virtual instrument che diciamo va a ricoprire tutto quello che è che sono le necessità General MIDI 2. Quindi abbiamo la classica divisione di suoni i piani, le percussioni cromatici, gli organi, chitarre, eccetera eccetera, in tutto la mappatura General MIDI 2. È uno strumento comunque molto buono, che al contrario di tanti altri VST che hanno la mappatura General MIDI e vanno a ricoprire un po' tutti i 127 suoni che caratterizzano questa mappatura, il suono generale di questo strumento è molto buono. Cosa intendo per il suono generale? Intendo che se apro una base MIDI e attribuisco i vari suoni a questo Hyper Canvas, la sonorità del brano è già in sé perfetta. Ho provato dei virtual instrument in passato nel quale hanno ricreato una mappatura General MIDI, tutti i suoni, prendendo i migliori campioni di varie famiglie, ma il suono, la sonorità generale del brano che veniva così generato non era buona. Chiaramente l'Edirol ha una tradizione che deriva dalla Roland e da quello strumento che è stato un po' diciamo il punto di riferimento per il General MIDI, per lo standard General MIDI, che è stato il Sound Canvas, che è comunque uno strumento che a tutt'oggi suona ancora. C'è già il mix down, chiaramente. Sottolineare, faccio ascoltare questo tipo di brani appunto perché è importante sottolineare la flessibilità di questo virtual instrument, perché abbiamo una sonorità di un'orchestra che può essere sia un'orchestra diciamo classica per fare dei lavori di musica da film, di soundtrack per così dire, oppure può essere un'orchestra anche molto brillante, se inserita in un contesto diciamo più di musica moderna, ecco, quindi può avere una sonorità di una big band
con l'aggiunta di archi. Chiaramente in questo caso, come abbiamo detto, non viene utilizzato solo l'orchestral, ma anche l'Hyper Canvas della Roland e della Edirol e il Super Quartet sempre della Edirol. Sempre chiaramente il tutto, sul tutto si è lavorato un po' sulle equalizzazioni e sui reverberi. Consiglio a tutti di acquistare questo software che è contenuto in un solo CD-ROM. Il prezzo è anche molto basso, è sicuramente per chi vuole dedicarsi al suono orchestrale è un ottimo strumento entry level e può essere utilizzato anche in un secondo momento quando si va a ampliare la tavolozza dei virtual instrument a disposizione del nostro studio per effettuare determinati raddoppi oppure per diciamo mitigare dei suoni che non ci piacciono troppo.